le storie di Irut, percorsi intrecciati e vite parallele. Conosciamo le storie di Irut, che è l'autore che si cela sotto questo pseudonimo e che ha presentato un emozionante romanzo. Benvenuto a Radio Incontro. Salve. Allora parliamo di questo suo romanzo molto forte. Sì, le storie di Irut, appunto, tramite lui è possibile raccontare questi aneddoti, questi percorsi di vita che in qualche modo attingono un po' dalla realtà di ognuno di noi per poi richiamare eventi di storie che ci possono in qualche modo rispecchiare e far rivivere alcune delle emozioni. Questo quantomeno è l'obiettivo che ci si prefigge. Il romanzo racconta appunto di questa vicenda, di questi incontri casuali, di questi episodi che si verificano inaspettatamente e che in qualche modo avranno delle conseguenze sulla vita dei protagonisti. Una scrittura introspettiva. Abbastanza, cercando sempre di rispecchiare quello che poi in ognuno di noi può verificarsi e rivivere in qualche modo su episodi. Si racconta quello che nella quotidianità a volte succede, che senza una precisa dinamica poi in qualche modo ha delle ripercussioni sul nostro quotidiano. Chi è Irut? Irut è l'altro me, come solitamente lo definisco, quello che dentro la mia anima prende il sopravvento spesso e all'esigenza di raccontare delle storie, degli aneddoti, e a volte brevi, a volte un po' più lunghi, e come percorsi intrecciati e vite parallele, in cui si dà forma a una storia, a delle vite, e per raccontarle e condividerle. A che tipo di pubblico in particolare è dedicato questo libro? A chi si interroga. A chi si interroga sulla vita? Su chi ha dei dubbi o chi vuole in qualche modo chiarire alcuni momenti, alcuni episodi. È un modo per interrogarsi e provare a rispondere delle domande, perché le risposte in fondo poi ognuno le trova da sé. È uno spunto per riflettere. Una brevissima trama del libro? La trama, diciamo in maniera molto, molto sintetica, se così si può dire, è un percorso, un viaggio che, anche come è stata per la scrittura, ha avuto dei tempi lunghi, ma racchiusi in pochi momenti, in brevi periodi. E racconta appunto di questi incontri casuali, avvenuti da episodi apparentemente insignificanti che si sono verificati e che poi in maniera appunto parallela i protagonisti troveranno, incroceranno, seppur non in maniera diretta, il loro destino, e questo incontro, questo incrocio provocherà sicuramente in loro qualcosa che poi avrà, diciamo, un epilogo che invito tutti a scoprire. Vogliamo dare i contatti? Assolutamente, mi trovate su Facebook, Instagram, su YouTube trovate altre piccole pillole, storie appunto, e poi la mail, le storie di Irut, @gmail.com. Il libro si può acquistare in libreria ma anche online, giusto? Esattamente. Le storie di Irut, percorsi intrecciati e vite parallele. Grazie, noi magari ci sentiamo alla prossima opera. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Buon lavoro. A voi.